Salve Towsers! Bentornati a Mario Luigi Viaggio a 100 di Bowser. L'ultima volta abbiamo più o meno recuperato la seconda cura stella in condizioni abbastanza penose, però effettivamente l'abbiamo fatto, quindi tutti contenti. Bowser adesso è intrappolato in una cassaforte, la sua stessa cassaforte, da qualche parte. Non si sa dove, però effettivamente il nostro tartarugone è non direi nei guai, perché comunque nella cassaforte è protetto in un modo o nell'altro, però comunque non può fare niente. E adesso noi siamo nella foresta e dovrei andare qui, cioè per qui intendo qui, e anche prendere chiaramente sti tasselli qua. Perché c'è un attacco speciale nuovo, quindi approfittiamone. Evito le lotte, almeno ne farò un paio, chiaramente. Non voglio rimanere sottolivellato, ma allo stesso tempo mi scoccia, ecco, proprio detto chiaro, papale papale. Non lo so perché, ma mi scoccia. Troppi RPG in questo periodo e boh. Ok, c'è un altro là, in alto a destra, quindi andiamoci. Non dovremmo stare molto nella foresta, penso. Oh, però sono... No, questi li ho già battuti ieri. Ieri, vabbè, l'ultima volta. Ok. Queste qua sembrano un po' impronte. Un mostro gigante. Who knows? Ok, vediamo... Beh, ce n'è una. No, scherzavo, non ce n'è più. Non ne vedo perlomeno. Beh, però ci sono. Ah, ok, quindi andiamo qui in fondo. Praticamente stiamo esplorando la zona al contrario rispetto a Bowser. Tra l'altro mi sono accorto che questi nemici sono un po' scarsi. Boh. Mi pareva che i nemici di Bowser, cioè che affronta Bowser, fossero leggermente più potenti. Ma... Boh, dato che sono scarsi non vedo completamente il motivo di lottare. Ok, quindi a sinistra abbiamo una zona nuova da esplorare. Andiamo prima là. Perché sì. Fagiolo. Sì, ok, ho detto che non prendo i fagioli, ma ho detto che non li prendo tutti. Credo. Ma quelli che incontro per strada con piacere. Anche perché praticamente da ora in poi dovrò fare una parte a settimana. O anche più se non riesco perché devo finire il Let's Play. Vi sembrerà strano, ma sono deciso. Voglio finire sto gioco una volta per tutte. Guarda chi si rivede. Alt, fermi lì! Negli ultimi giorni si sono verificati molti incidenti nella foresta. Campi calpestati, castelli caduti, mostri giganteschi. Le misure di sicurezza sono state aumentate, perciò non si passa. Se io volessi passare comunque... passiamo da sopra, cheating. No, non penso funzionerà. Saltiamo sul blocco di salvataggio. E poi. No, non funziona. Suppongo. Cioè, no. Vabbè, per ora non passiamo di qua. Pazienza. Abbiamo un coso qui. E non possiamo raggiungerlo da questa parte. Fantastico, tempo perso. Volevo parlare con. Oh, caspita! C'è Smonzio e Mario! Ci siamo già incontrati prima da qualche parte, non ricordo. Ad ogni modo, come sta? Lei è Trills famoso tra i collezionisti di blocchi. Colpisce i blocchi e li colora di marrone. Ma è un peccato sprecare così lo spirito dei blocchi. Che senso ha colpire un blocco e fine della storia? Non voglio avere niente a che fare con un barbaro come lei! Au revoir! Lo so Mario, la vita è dura purtroppo. Un giorno sei un eroe, un giorno sei un
un barbaro villano. Parliamo con. Ok, va bene. È molto amichevole anche lui. Magari riusciamo a entrare. No, suppongo di no. Comunque, sto tornando sopra perché effettivamente non ho esplorato una zona. E per quanto non voglia fare il 100%, sono perfettino e suppongo che servirà. Quindi andiamo. Tra l'altro, abbiamo visitato quasi tutto con Bowser. Tranne appunto le parti alte. Quindi è giusto farlo. Fagiolo speciale. E ok, oggetti. Non dico che siano inutili, però davvero ne abbiamo troppi. Oh. Nice. Ok. Zona segreta, scoperta molto a caso. Vabbè. Io che scopro queste zone a caso, ma alla fine non è che sono estremamente nascoste, eh. Ok, eccoci qua. Eh sì, c'è un blocco oggetto, eh. Una strana forma con un torcibruco. Sembra una ruota, forse di un... di una macchina gigante, no idea. Eppure, ok, sono stupido. Ho appena fatto una cavolata, vabbè, non importa. Fortunatamente il Desmium non ha lag quando attivo sto coso. Sì, Desmium è un emulatore più accurato, solo che richiede prestazioni superiori. La fregatura è che Desmium supporta un solo core. Lo so che starò parlando cinese non semplificato, complicato, però, beh, detto in sintesi, avete un PC ultra power con 8 processori, ve ne usa solo uno, quindi un ottavo della potenza. Non lo so chi ha avuto quest'idea geniale, forse Baldovino ha sviluppato Desmium, lo ringrazio, però vabbè, dai. Ok, quindi... niente. Tutto qua. Andiamo adesso, beh, alla nostra destinazione, quindi ci vediamo subito. Ok, ci sono. Eh sì, effettivamente sta parte con il terreno in rilievo me la ricordavo, ma... Beh, e qua come dovrei fare? Perché effettivamente... infatti, non penso che ci arrivi là. Quindi Luigi, dovrei rimanere là e ti abbandono per sempre, per tutto il gioco, è stato bello. Non penso funzionerà, vero? No. What? Per un attimo è sembrato essere sospeso in aria, non so perché. Forse sto dicendo una cavolata. Va bene, quindi... suppongo di dover... prendere da là. Ma per prendere da là, come faccio? Non so, Mario e Luigi, perché non potete volare? Fate schifo, veramente. Ok, no. Fagiolo. Ok, idea geniale. Che poi sicuramente si farà così. Io la faccio sembrare una roba da... quoziente intellettivo 164, non lo so. Ma alla fine sarà questo il modo in cui si doveva fare. Ok. Tutto questo per altri oggetti curativi, come se non ne avessimo abbastanza. Oh, Daniel! Ho attivato la Noob Mod, vero ciccione? Sì, ho pure le prove. Solo che me le sono mangiate. Però credetemi sulla fiducia. Beh, fidarsi di ciccioni come voi, veramente. Comunque sì, non c'era niente di rilevante. Ho perso tempo, suppongo. Quindi piango. Ok, ci sono. Ah sì. La meccanica che abbiamo imparato l'altra volta. Beh, non mi pare che sia il caso di saltare su sti cosi. Ok, Mario è in fin di vita. Che poi mi sono accorto che non hanno animazione per quando hanno poca vita. Se non erro...
No, non mi ricordo se Dream Team e Paper Jam le hanno. Non vorrei dire una cavolata, ma forse sì. Vabbè. Ok, allora vediamo. Suppongo mi servirà di nuovo l'abilità di Mario, no? Possiamo farne a meno. Questi nemici sono praticamente gli unici seccanti di sta foresta. Ok, ovviamente per un solo fagiolo. Mi piacerebbe se i prossimi Mario e Luigi avessero un focus sull'esplorazione maggiore. Non che Dream Team non lo abbia, perché la ricerca dei fagioli là è davvero uno sclero. Qua anzi non è che ci sia chissà che cosa. Color Splash, beh, con il sistema a livelli non funziona benissimo a livello esplorativo, però comunque un pochino c'è. Mi confondo perché in Superstar Saga effettivamente bisogna martellare Mario, o era Luigi? Boh, insomma, bisognava martellare uno dei due per poter fare un comando d'azione. Ma qua, vabbè, qua siamo high tech. Ok, abbiamo preso il coso d'attacco. Ora dobbiamo occuparci, suppongo, di quel tizio. Come? Non lo so, vedremo. Non funziona. Sarebbe stato bello però, ammetto. Andiamo via. Messaggio in arrivo, messaggio in arrivo. Siete arrivati alla spiaggia? Sappiate che la terza cura stella si trova sopra la scogliera. La scogliera è ovest. Ok, ok, qua c'è qualcosa. Niente. non capisco il senso. Decorazioni, suppongo. Ok. Vediamo un po'. Mario Ciccio. Ciccio Mario, ah sì. Per chi segue Mr. Muse, Ciccio Mario era una caratteristica delle Spray Super Mario 64. Che poi a proposito di quel gioco mi piacerebbe riprendere la Toast Challenge, o che qualcuno insomma la facesse. Se non erro, qualcuno me l'aveva chiesto, ma non mi sono più aggiornato. Comunque sì, sarebbe bello vedere questa Toast Challenge portata da altri. Non è che vi chiedo per forza a voi, però comunque. E vabbè. Ok. Niente, zona extra, tanto per, suppongo. Ci dessero qualche oggetto utile, dico io. Vabbè, immagino ciolo, ok, però non ce ne facciamo niente a sto punto del gioco. Magari più avanti. Ma poi più avanti si possono comprare. E vabbè. Ok. Fagiolo. Spero che se parti non diventeranno fagioli hunting, perché poi diventa una rottura per voi principalmente. Bei tempi questo. Messaggio in arrivo, messaggio in arrivo. La scogliera è ovest. Ma io non capisco come arriva il messaggio a... non mi ricordo come si chiama. Ti chiamerò Taylow dei poveri, non lo so. Taylow non nigga. Non so, magari tramite wifi. Nuove tecnologie degli uccelli. Ci stavo per saltare sopra. Oddio, cos'è quel pinguino? Che poi è pure forte. Ma sti nemici piccolissimi che Bowser calpestava sono pure forti. What? What? Mi ha trollato. Infame, muori. Sì, davvero ironico. I nemici fortissimi che Bowser batteva, fortissimi, grandissimi, per Mario e Luigi intendo. Mario e Luigi li battono come niente, mentre sti cosi minuscoli danno problemi e pure un sacco di esperienze. E vabbè. Oh, platforming. Finalmente. E fagiolo nascosto qua dietro, ci avrei giurato. Let's go! Okidoki!
Beh, non è una cosa molto furba, Dani. Level up per Luigi, perché sì, ho fatto morire Mario, quindi... per adesso tocca a Luigi, alla prossima lotta suppongo Mario. Finalmente un po' di superiorità per il nostro brother, certo. E fa più uno. Vabbè, se non vuoi essere superiore non è colpa mia, Luigi, eh. Che cacchio. Ho visto qualcosa là sotto, quindi... ci torniamo. Solite monete. Ma sapete, l'anima da 100%ista, anche se adesso sono un 90%ista, c'è sempre. Quindi ancora non l'ho persa, tranquilli. Beh, dubito che ci sia gente qua che mi segue per il 100%, mi piacerebbe se mi contraddiceste, per carità, Anzi, forse neanche tanto. Non lo so. Che ci faccio qua? Niente. Stella Mella. Ok. Luigi! Luigi! Non mi abbandonare, fratello! Anzi, abbandonami, per favore. Dopo che hai preso quel più uno, puoi rimanere là, ok? Bye bye. Niente, sono bloccato. Vabbè. Pazienza, dovremmo portarci sto Luigi qua. Cos'è sta roba? Un coso per tenere il cartello, suppongo. Ok. Ah, che stress che siete, almeno faccio l'attacco prioritario. Ah, che palle. Ed ecco il level up di Mario, come sospettavo, Watson. E siccome fai schifo, per punizione aumento i PA che aumentano poco, ok? Così che in realtà l'unico punito sono io, però vabbè. Fa niente. Ups. Oh, ancora tu, ma che rottura, ma... ecco. Ok. Allora. Ho visto uno strato sotto, ma... probabilmente si raggiunge dall'altra parte. Mi scoccia, sinceramente, 100% è tutto, ma mi sto un po' rompendo. Ok. Finalmente un po' di sano... non lo so. Sky... driving? Sky qualcosa? Suppongo. Oh, soldi. Ok. Ok. Comunque c'è una piattaforma là sotto, quindi mentre che siamo qua, tanto vale andarci. Non possiamo. Sì, posso. Ah, ok. Dovevo praticamente stare a prendere tutti i soldi e... e vabbè. E ho saltato pure la piattaforma, fantastico. Comunque sì, quella piattaforma era inutile sostanzialmente. Ma vabbè, ho guadagnato un po' di soldi, quindi... nice. Madonna, il regno dei funghi non esiste la povertà, parliamone. Basta che esci di casa, colpisci un blocco e fine. Hai i soldi per il pranzo, per tutto. C'è un blocco di salvataggio, quindi suppongo che adesso ci sia un qualche tipo di... di evento. Giuro, non ricordo se c'è una boss fight. Però tanto vale salvare, perché il gioco ci dice di salvare, quindi salviamo. In caso ve lo stesse chiedendo, i save state in caso di problemi. Stella Mella. Là c'è un evento, là c'è un tubo. Va bene. Ok. Per i mille flussi del tempo, cosa vi porta qua? Siete nel fulcro dello spazio vagante. Io sono Chakran, il custode dei mille tempi.
Un avventuriero su mille giunge qui e io non posso permetterlo. Non volevamo disturbare, ma ci serve la tua cura se... Luigi, what the fuck? Tra le mille circonvoluzioni del tempo, questa è la più bizzarra. Spiegati meglio. Dobbiamo trovare tutte le tre cura stelle per salvare il regno dei funghi. E ce ne manca solo una, daccela e facciamola finita. Oh, davvero ce ne manca una? Cacchio, siamo vicini. Puoi chiedere per mille giorni e mille notti, ma la risposta sarà no. Sono impegnato nei mille risvolti del tempo. Io almeno non sei impegnato nei risvoltini, eh. Questo te lo devo riconoscere. Mille volte scusa, ma vi chiedo di andarvene. Non capite perché sono impegnato, non vedete? No, guardate in alto. Qua vedo il soffitto, poi... Ah, ok. Vedete i mille aspetti del cielo distante la mia postura? E non capite? Non cogliete ancora la profondità della magia millenaria? Stai cercando di evocare un gioco decente quanto il portale millenario, se sì ti approvo, amico, eh. Questa postura assorbe le mille onde dello spazio. Sento l'energia delle mille onde spazio-temporali pervadere il mio corpo. Le mille sfaccettature dello spazio donano poteri incredibili. Riesco a trasportare chiunque attraverso il regno grazie a mille varchi. Mi diverto un sacco. Ah, così, for fun. Da quando credete che lo stia facendo? Ve lo dico io, da mille anni. Mille anni. E che palle. Quanto a noi. Cosa, non credi che dopo mille anni di sforzi dovresti riposarti? Il riposo è importante. Eh già, vorrei sgranchirmi un po' i muscoli. Però cambiare posizione è mille volte più difficile di ciò che immaginate. Dopo mille anni di staticità non riesco più a muovermi bene. Va bene, sciogliete questa posizione millenaria e vi darò la cura stella. Oh, nice. Niente, niente da fare. I mostri mille sforzi non sono valsi a nulla. Questa millenaria posizione si uscirà solo con attacchi travolgenti. Oh, una boss fight? Così, perché questo tizio ha i muscoli indolenziti e vuole una boss fight. Ok. Ora basta, è ora di farlo. Mario, Luigi, fateli vedere il vostro speciale attacco travolgente. Let's do this. Allora, qui abbiamo Chakran, il tizio che evidentemente ha bisogno un po' di una sgranchita. E noi siamo qua per dargliela con il nostro girafratello, suppongo. È gratis, penso. Ok, what? What the... What? Mi prendi in giro? Ma se... Ma... Ok. Stiamo facendo... un grande danno, vedo. Ok, quindi niente. Facciamo i salti, vediamo cosa succede. Manco attacca. Vabbè, non attacca. Sta... Ma perché? Ma non capisco. Ok, suppongo non funzioni. No, mille volte no. Non basta, i vostri sforzi non bastano per niente. Dovete imparare un attacco che scuota la terra come mille terremoti. Pari a mille terremoti? Dove possiamo trovare un attacco del genere? Cercate il coraggio nei vostri mille recessi. Devo cercarlo nel portale millenario? Non ho capito. Nei vostri mille recessi? Ma parla dell'attacco della foresta, perché non sono riuscito a prenderlo. Quindi boh. Suppongo sia quello, anche perché l'avete visto, no? Nella foresta. Ah, mi è scappato, pazienza. È nella foresta, l'attacco. Come fai a saperlo? L'ho saputo dai mille sussurri dello spazio. Sapete, in mille anni di storia si impara molto. Fate presto, è nella foresta. Nella foresta. Però c'era il torcibuco, il torcibruco che ci rompeva. Quindi, boh, forse se n'è andato, forse no. Vabbè, taglio, per ora. Suppongo. Ah, però qua... Aspettate, vediamo. Là sotto c'è qualcosa. Sono curioso.
Effettivamente. Ma come ci arrivo? Non lo so. Ma allo stesso tempo mi secca. Andiamo nella foresta e basta, perché attacchi speciali qui non ce n'è. Quindi, foresta time. Again. Ah, altre fermi lì, bla bla bla. Di nuovo, non mi vuole fare passare. Ok, ok, ok. È cambiato. Cosa? Se li attacco, spiegati meglio. Sono cose dentro i blocchi come questo? Quando vengono colpiti escono cose come queste? E hop, li prendete, più o meno una cosa del genere. Poi quando si avvicina un mosso cattivo, voi pim pum pam ve ne sbarazzate. Ho capito bene? Lo sapevo, siete soggetti pericolosi. Siete venuti a infrangere la pace della foresta. Mi prometterete che non distruggerete nulla? Lo giurate? Va bene. Andate a recuperare i tasti d'attacco, comportatevi bene. Sono 10 in tutto e vorrei che ne trovaste più di metà. Se ne trovate almeno 6 potrò rimuovere le misure di sicurezza. Li ho trovati 6, guarda caso. Avete recuperato 6 tasti d'attacco, bravi, siete dati da fare. Rimuovo le misure di sicurezza. Con questo tizio è parente di Pagal, probabilmente. Recuperate tutti i tasti d'attacco che trovate più avanti, comportatevi bene. Quando li avete trovati tutti potrete scattare un attacco bla bla bla, ok, sì sì. Non ho capito che ho detto alla fine, sembrava divertente, ma alla fine... niente, non importa. Alla fine niente, sì. Ok, quindi finisco qua di recuperare i tasselli attacco. Faccio vedere il figosissimo attacco che sbloccheremo e poi fine, suppongo. Ok. Solo con Mario adesso? No? What? What? Ok, solo con Luigi. e non posso più prendere questo, vabbè, poco male. Sì, questo è un risvolto inaspettato, devo dire. C'era una cosa simile in Paper Jam, là, solo che era più bello, devo dire. Sì, là non ci posso andare per ora, suppongo. Manco qua, Salviamo Mario. Salviamo il nostro fratellone, perché siamo inutili senza. Ok, oh, quanti cacchio sono. Devo andare a salvare il mio fratellone, cosa volete da me? Eccolo. Mario. Furbo come una volpe, Luigi, proprio. Nice. Mamma mia. Per una volta siamo dentro il corpo di qualcun altro, suppongo. Interessante, eh? E siamo anche in fin di vita. Cacchio, Luigi, fai schifo. Mamma mia, mai quanto te, Dani. Lo so. Cacchio, se continuo a recuperarmi non finisco più e sono morto. Vai. Ma siccome non mi ricordo quando ho salvato l'ultima volta, suppongo che userò la sveglia rivincita. Dani, così nabbo che deve ricorrere a metodi drastici. We can do this. Beh, cacchio, sono 4 formiche. Beh, più cimici. Più cimici, sì. Penso che siano delle cimici. Malablat. Non so se è un riferimento a qualche nome scientifico realmente esistente, perché è probabile. È spesso così. Cacchio, da soli sono davvero inutili. In massa fanno un sacco di danno, però. Ok. Possiamo ravere il nostro fratellone adesso, please. Che sta per diventare, non lo so, miele.
Comunque sì. Ho un'eruzione mielanica. Cacchio, mi è venuta fame. And we did it. Forse. ok. Va bene. Beh, molto, penso che sia un riferimento a Super Mario Bros. 3. Comunque, penso che sia un metodo anche, cioè un momento abbastanza adeguato e divertente per finire la parte. Quindi la finiamo adesso, in queste condizioni. Qui è Luigi Calza. È Luigi Calza che vi parla. Alla prossima!